ragazzi, eccoci qua finalmente, ben ritrovati, ben trovati qui sul canale IPG eSports di Noise Boom Boy ad accompagnarvi in quella che è la sesta giornata, poiché prima era la quinta, oggi è la sesta per forza di Amazon University eSports. Così è la matematica, così sono i numeri, giorni, così numeri. Funziona, effettivamente dopo la quinta arriva la sesta e ultima tra l'altro di questa fase, iniziare a gruppi, fase di regular season come volete chiamarla, quella dove ancora non siamo arrivati ai playoff, alle serie prolungate, questa sarà l'ultima giornata dove le squadre si affronteranno in questa best of one con ancora diversi posti per la fuga verso i playoff in gara, in contenzione, infatti richiamo anche dalla grafica la nostra classifica perché abbiamo una situazione un pochino diversa in entrambi i gruppi, con il gruppo A l'unica conferma veramente che fuori il primo turno su quello 0-5 ormai abbandoneranno la competizione dopo la giornata di oggi, così come nel gruppo B l'unica conferma è che i magpiccioni sul 5-0 saranno quelli che avanzeranno a qualsiasi costo ormai dopo la giornata di oggi, ma gli altri sono ancora in corsa. La schedule di oggi si parte con GNE contro i KEK, i Cogito Ergo Krug. Ormai l'abbiamo detto, praticamente tutte queste squadre possono ancora sperare di fare la corsa verso la top 2 nel rubarsi un posto e vi ricordo che nel caso si finisca la giornata con due o più squadre a pari merito per il punteggio non verranno disputate partite di spareggio, ma ci sarà una decider, diciamo, a livello statistico, infatti ci basiamo prima sul average win time delle squadre e non alla partita di spareggio aggiuntiva che andrebbe ad allungare ulteriormente la giornata. Quindi nel corso della giornata riceveremo anche aggiornamenti dai nostri admin, dagli admin di torneo, su come queste squadre si stanno tenendo in gara lungo il loro obiettivo di fare anche delle vittorie abbastanza rapide per rompere eventuali spareggi, e a fine giornata sapremo i nostri quattro team, due da un gruppo, due dall'altro, che avanzeranno. Esatto, e insomma c'è un bel po' ancora di cui disputare, abbiamo per appunto degli spareggi interessanti soprattutto nel gruppo secondario dove potremo vedere, o meglio nel primario dove potremo vedere ancora una contesa per addirittura quei primi due con le prime due posizioni, mentre invece per l'appunto i fuori al primo turno hanno mantenuto fede al loro nome, alla loro nomea, e quindi pertanto sono fuori al primo turno. Ma ciò non vuol dire che per appunto le partite possano essere di un tenore minore, anzi abbiamo visto già nella quinta giornata qualcosa di molto vario come pick, l'ultimo in chiusura addirittura quel Darius, per quanto ovviamente non abbia dato ghigliottino un po' tutti quanti, però è stata una composizione, c'era e pertanto... Tanto basta, a volte basta. Ricordiamo in ogni caso che siamo sul server live, quindi... tutte le tempistiche, ma soprattutto la patch note corrente. Già. Quindi avremo i cambiamenti alla mano e siamo già in selezione dei campioni. E vediamo subito i GNE sul lato blue side e invece i Cogito Ergo Krug sul lato red side. Vediamo subito una serie di ban veloci, cosa che abbiamo anche visto nella scorsa giornata. Sì, ormai le squadre, come notiamo sempre, prima di venire in... Champion Select, qua quella che vediamo noi effettivamente svolgono i draft su un software esterno per ovviare tutti i problemi di magari non hanno i champion che vorrebbero piccare in quello specifico ordine, visto che per l'appunto siamo sul server live e non un tournament realm con tutti i punti, tutti i campioni sbloccati, quindi per ovviare qualsiasi problematica prima si effettuano i draft così che ogni team sa quello che vuole prendere, sa quello che vuole bannare, poi si vanno a selezionare i campioni e a volte quindi abbiamo anche un ordine di draft che non rispecchia esattamente quello che è stato il drafting, il pick and ban effettivo delle due squadre. Per adesso vediamo comunque alcune specifiche rimozioni, molta soppressione tolta dai GNE che a quanto pare non vogliono trovarsi a dover gestire tasse in più a quello che già potrebbe essere un gioco abbastanza dispendioso, un ban di Viego che quindi se dicevamo sono due che tre fanno un pick, adesso questo è il tuo terzo ban, quindi effettivamente l'ho visto giocare, è come se l'avessi visto giocare, chissà se oggi effettivamente ci sarà la possibilità di poterlo vedere, assaggiare le sue abilità così ad occhio, poterlo castare, oppure se però appunto verrà relegato un po' a quelli che sono la fase di pick e ban. Detto ciò, in ogni caso andiamo avanti. Oh, attenzione, perché i GNE hanno le idee chiare. Oltre a mettere due grosse tank in Really Big Ho e Just a Little Claro, hanno anche una Lulu. Già, una Lulu che per quanto stiamo vedendo un avanzamento abbastanza lineare della draft, potrebbe essere una Lulu per la mid lane di Dovi, potrebbe essere una Lulu support ad andare ad affiancare da Enchanter un potente hyper carry, visto che per adesso ci sono ancora abbastanza alte le priorità su campioni quali
trash che di solito vediamo affiancare quegli hyper carry, gli enchanter piano piano stanno acquisendo un po' di valore individuale, e se riesci a metterlo persino al di fuori di quella corsia inferiore, quindi nemmeno a dover scontrarsi, sfidare proprio trash, che spesso gli enchanter dà un po' di fastidio con quegli uncini con cui controlli, con quegli engage, allora puoi offrire molta più sicurezza ai tuoi compagni senza dover sacrificare un pochino quella lane phase più risicata. Già, intanto vediamo la seconda fase di ban, veloce e spedita, Victor Tristana per i red side, mentre invece quel Set e Camille ancora una volta andare a puntare su quella corsia superiore, evitare fastidi per quel Cho'Gath. Arriverà comunque Urgot, il macellario. Già, Urgot è un campione che ormai abbiamo visto rispuntare un pochino piano. Nelle patch precedenti, più che altro, abbiamo visto un po' riabbassato nelle ultime. Però è un campione che da quella top lane riusciva ad essere una bella minaccia, un bel fastidio per molti top laner, sia di quelli corpo a corpo, ma anche di quelli da gettata. Non se la cavavano benissimo ad affrontare un Urgot che, bene o male, sembra trovare, soprattutto nell'espressione del suo mid game, early to mid game, una fortissima conversione da bullo di corsia a juggernaut da teamfight senza alcun problema. Sì, intanto che abbiamo la conclusione con l'ultimo pick di Morgane con la corsia inferiore, qualcosa di sicuramente diverso, particolare, poiché trash era disponibile, lo vediamo dai ban sì. Esente, quindi normalmente lo vediamo affiancato, anzi più delle volte vediamo a trash affiancati questi campioni per far capire anche la priorità di pick di questo campione. A questo giro non soltanto non è arrivato, ma poteva arrivare come ultimo addirittura, quindi quasi più un avanzamento verso la di carry per quanto riguarda Invictus di carry, quanto più per appunto la zona di supporto con il proprio compagno. Già, e Morgana comunque fa più o meno il lavoro sì. di un campione che vuole proteggere il suo hyper carry. Con quello scudo nero vai a proteggere dai controlli, e dall'altro lato i controlli sono abbastanza minacciosi, che sia una freccia di asce, che sia anche soltanto un polymorph di Lulu, molte cose possono lasciarti un po' spiazzato. Ovviamente ci sono molti potenziali anche dalla lunga gittata, Orianna con la sua shockwave, Hecarim anche lui trova una giusta suprema su dei giusti bersagli, può creare un'immensa quantità di controlli e minaccia. C'è da dire che con una frontline del genere ormai Jinx si vede davanti piazzato questo Galio, questo Volibear, questo Urgot, non dovrebbe avere così tanto da temere, soprattutto nei teamfight più avanzati. Galio chiaramente bisogna vedere un po' anche quale sarà il suo stile di gioco, perché soprattutto se l'early game non va troppo secondo i tuoi piani, potresti essere costretto a dover giocare uno stile non del Galio che sta per le sue e arriva quando vuole, ma un Galio che effettivamente, quando possibile, ogni momento possibile, si piazza davanti ai suoi compagni, fa da frontline già da subito, altrimenti rischi di arrivare con un'entrata all'eroe a un teamfight già risolto. Cho'Gath è un pick abbastanza interessante, ormai lo vediamo abbastanza spesso su questa corsia superiore, sia Cho'Gath che Urgot, quindi hanno un'identità un po' novella, possiamo dire, in questo meta della top lane, e sono molto interessato a vedere come avanzeranno e chi dei due riuscirà ad avere una presenza più grande, soprattutto poi nei teamfight, perché quando guardi queste squadre di teamfight prevalentemente si parla, con campioni come Jinx, con campioni come Orianna, come carry principali, è proprio nel teamfight che vuoi andare a sfoderare gli artigli. Sì, c'è anche da dire che però appunto entrambi più o meno rispecchiano da lontano lo stesso identikit, ovvero uno con la suprema stessa del banchetto di Cho'Gath, puoi andare a dare una sorta di execute sotto una certa barra di HP, dall'altro lato più o meno simile con la suprema stessa di Urgot, quindi la tanatofobia funzionano più o meno simili, appena arriva un certo quantitativo di HP dai la mazzata finale, ovviamente nel caso di Urgot un pochino più complicato nell'andare per appunto a cogliere con il proprio missile, con il proprio gancio, dall'altra parte un pochino più facile. Infatti sarà interessante vedere un po' come queste due composizioni giocheranno, perché da parte di Galio, di questo del top laner dei geni, c'è da dire che non se la cava affatto male contro i numerosi HP, no? Che verranno messi di fronte a sé con Urgot, Volibear, persino Galio a un certo punto. Sì, alla fine è una gara che diventa più grosso, più in fretta, molto spesso. La grande differenza è che tra un po' le similitudini delle supreme di Cho'Gath e Urgot che facevi, Cho'Gath ha il vantaggio di avere dei danni flat, sono dei danni puri, quindi a prescindere da quanto sia tankoso l'avversario, tu fai quei danni lì, e quindi su un bersaglio più fragile è molto più minaccioso. Una Jinx, a volte lo vediamo impauriti di AD carry fuggire dai Cho'Gath che possono divorarli da praticamente metà vita. Urgot ha il vantaggio invece di avere un threshold percentuale, quindi anche lì Cho'Gath favorito verso i bersagli più fragili, perché può one-shotarli da una barra di HP molto più
ampia, percentualmente parlando, Urgot è molto, molto più avvantaggiato contro i tank, magari, perché quel Cho'Gath verrebbe distrutto da una tanatofobia molto prima di quanto, se non ci fosse proprio un Cho'Gath dall'altro lato, potrebbe divorarlo. Quindi quando hai tanti tank in HP, la percentuale a un certo punto non importa, raggiunto quel limite basso, sparano le catene, trita rifiuti e tanti saluti. Sì, esatto, però appunto dipenderà anche molto da quanto riusciranno a fare i propri compagni a portare fino a quella percentuale di HP i tank della squadra avversaria. C'è anche da dire che però Lulu, dalla tua, può creare un certo disagio. Hai fatto un hai detto giustamente, no, la gara chi diventa più grosso, c'è il cheat, lato Genie, perché già Cho'Gath di suo diventa più grosso, naturalmente, con ogni banchetto, ogni minion, ogni mostro epico, ogni campione. Se poi aggiungi anche una suprema stessa di Lulu, diventa immenso. Io sto già iniziando a... potremmo vedere un Cho'Gath veramente grande questa partita. Già, e quale modo migliore, se non proprio oggi, spoiler, perché non lo so, non è uno spoiler, però è uscito l'ultima guida di Attack on Titan, quindi quale modo migliore per porre fine e dare omaggio a quest'ultima grande opera? Purtroppo non abbiamo Camille nell'altro team per fare veramente Attack bannata. On Titan. Era bannata, quindi... e l'hanno bannata proprio loro, quindi sapevano molto bene dove è stato il punto debole del titano. Non gigante. Abbiamo nemmeno un Wukong per fare una sorta di Godzilla contro Kong. Peccato, un vero. No, veramente, purtroppo le nostre battute facili sono... Non sono disponibile a questo giro. Dovremmo inventarci qualcosa di un pochino più creativo. Però sì, potremmo vedere un Cho'Gath veramente, veramente gigante. Beh, oddio, Galio comunque, certo, non messo in condizioni di poter diventare più grande, però è un colosso anche lui, sì. Sommato, quindi alla lontana. Certo. Anche Volibear nelle cinematics andava oltre le mura, più grande e delle anche lui stesse. Effettivamente diventa un pochino più grande ultanto. Quindi abbiamo una partita bella. Cioè, stiamo entrando un film di Zack Snyder, qualche esplosione, siamo a posto. Vediamo, signori, vediamo, perché a breve saremo sulla Land Evocatori. E meme a parte, ovviamente è una partita molto importante, perché abbiamo detto sono punti preziosi, fondamentali, che ovviamente daranno favore l'uno all'altro per l'esito della classifica finale dei vari gruppi. Perché c'è ancora molta speranza. Sì, sto dando una rapida occhiata anche ai vari setup. Abbiamo un conquistatore per Jinx, che è la scelta quando di solito vuoi andare per una build anche da Uragano di Runa, visto che proccando i missili ad area, anche i dardi dell'uragano, praticamente ogni bersaglio che colpisci con un'esplosione del missile ti dà una stack di conquistatore, quindi lo puoi staccare veramente in fretta con un paio di auto-attack. Anche Urgot ha il conquistatore dalla sua, che va a beneficiare un po' l'identità di io mi metto in mezzo al teamfight, accumulo danni e dopo un po' faccio molti danni e me ne fate veramente pochi, una sorta di quello stile un po' da drain tank che vedevamo molto popolare nelle fasi più iniziali della season su campioni come Olaf e Renekton, quando il succhia sangue era ancora molto potente. Succhia sangue che tra l'altro a volte vediamo molto spesso proprio come oggetto di scelta di Urgot. Vedremo questa partita per cosa andrà. Ci sono ancora un po' di scelte opzionabili anche a seconda di come va l'early game, perché nulla vieta ad un Urgot che viene schiacciato in fase di corsia di ripiegare su uno stile un pochino più tankoso, affidare molte più responsabilità a Jinx. Vero. E fare effettivamente da front, perché abbiamo menzionato come di frontline per proteggere questo hypercarry ne hai. Ora si tratta anche di impedire agli avversari di giocare attorno a quella frontline, perché non c'è tantissimo potenziale di dive oltre a quell'Hecarim, ma se Hecarim arriva su Jinx con la sfera di Orianna addosso, basta quello per distruggere anche l'avversario e garantirti un teamfight favorevole. Sì, cioè, per appunto ci sono diverse potenzialità da parte di un team e dell'altro. La stessa Jinx è una buona risposta tutto sommato a livello di teamfight, se protetta bene, e a quanto pare la frontline c'è, ci sono varie protezioni, dello scudo per i possibili rallentamenti e CC, ci sono comunque anche il taunt di Galio, l'entrata stessa delle ore da parte di Galio, insomma ci sono diverse di possibilità da parte del team dei Cogito Ergo Krug. La cosa forse più interessante, se vogliamo fare anche un po' di parallelismo con le giornate passate, la quinta giornata, è che da parte di Cogito Ergo Krug non ho visto quella determinazione essenziale per cercare di svoltare la partita. Per quanto tu possa magari appoggiarti sul late game, non vuoi comunque veramente giocartela all'ultimo teamfight, dell'ultimo drago, del barone, eccetera, eccetera. Quindi a volte ho visto il team essere un pochino più succube di creatività avversaria, che voglio ovviamente svoltare la partita con un'azione, che sia un dive, che sia un teamfight forzato e così via. Sì, diciamo che per una squadra come Cogito Ergo Krug, soprattutto in questa composizione, con questo roster, con questi campioni, ecco, è un po' rischioso andare avanti nel late game, perché molto spesso vediamo delle composizioni che magari anche se vai a costruire, no, la tua frontline, la tua backline, i tuoi carry, eccetera, eccetera, con soltanto una Jinx come DPS principale, a cui poi si aggiungeranno Galio e Urgot in maniera un pochino più da
condimento, diciamo, che dà protagonisti essenziali. Più va avanti la partita, più sei incentrato su una singola persona che solleva molte responsabilità nella tua squadra. Quindi il rischio è di arrivare late game, sì, con una Jinx magari potentissima, ma per appunto finire sotto la combo di un Ekari Morianna, vedere quella Jinx sparire e improvvisamente il tuo team si sbriciola. Ma signori, siamo pronti finalmente per dare il via a quello che è il primo match di questa incredibile giornata. Amazon United Esports, la sesta giornata, con i GNI contro i Cogito Ergo Krug. E vediamo quindi chi di loro riuscirà a portarsi avanti in quella corsa verso la vetta del gruppo, perché si sta proprio parlando di un'importantissima partita per quell'avanzamento. Abbiamo visto prima la classifica, è così contesa verso la vetta. Nel frattempo torniamo mentalmente qua soltanto per aggiustare un attimo le impostazioni di audio, che a quanto pare stavano dando dei problemi, però un game molto, molto importante. Abbiamo sottolineato quanto per queste squadre vincere la partita sia la priorità numero uno, anche perché vuol dire sopravvivenza o eliminazione. Sì, per l'appunto, abbiamo detto, sono suoni quelli che ora quelli sono che suoni. Sono suoni quelli che sento, e quindi siamo pronti per cominciare questa prima partita dell'Amazon City Esports. E vediamo per l'appunto, primi positioning, qualche lume, soprattutto al lato Kek, tra fiume e quella Trifron della parte superiore. Per adesso entrambi i jungler startano dal lato inferiore della mappa, quindi potrebbero entrambi andare a finire a scontrarsi attorno al largo granchio superiore. Tipicamente abbiamo visto campioni come Volibear optare per un clear di giungla anche abbastanza rapido, che li porti a trovare il jungler avversario sullo stesso largo granchio per concludere, per trovare quel duello, visto che Volibear comunque in questa entità dalla giungla molto sustain dalla sua W grazie ai buff della 11.6 e attacco sostenuto come runa chiave per alimentare ancora di più i primi trade, addirittura amplificando il danno immediato e poi appunto potenziando tutto quello che va a infliggere. Si parla di un campione che vuole veramente duellare, vuole duellare anche perché si trova contro un Ekarim che sappiamo, se riesce a partire bene, un campione che può mettere giù dello snowball veramente pesante, e vediamo ormai optare sempre di più verso una build tankosa, che quindi vuol dire se non riesce a schiacciarlo in fretta probabilmente diventa sempre più difficile farlo in seguito. Intanto vediamo corsia superiore, subito Belphegor andare a mettere un pochino di pressione con questo Cho'Gath, abbastanza normale. Mentre intanto Fen, pulizia di Lamabecchi, e adesso rovesa Cremisi dopo aver pulito l'intera giungla inferiore. Qualcosa che viene rispecchiato in maniera speculare da Just a Little Claro con il suo Ekarim. Adesso il doppio taunt di Blue Buff, la Sentinella di Quarzo e il Gromp. No, questo effettivamente lo porterà a clear un pochino più fretta, però ha mancato una Q, quindi le sue stacks sono resettate, un cooldown un pochino più alto, quindi sull'abilità potrebbe costringerlo a dover penare un po' di più per pulire i campi. Infatti se ne uscirà dalla giungla con un po' meno di HP, e questo potrebbe dare proprio a Fen quell'apertura per generare quel trade che stava cercando. Sustain del Gromp lo porta comunque ad un livello molto più accettabile. Adesso visione cercata su quel largo granchio, si parte l'aggressione, ma ecco che si incontreranno due jungler. Yeah. Un lume, il fatto che Belphegor possa essere lì nelle vicinanze dopo essersi ritirato, lo vediamo per l'appunto in quel fiume ad accompagnare la conquista di questo largo granchio da parte di Fen. Quindi un buon inizio per il jungler dei Kek, cacciando così Ekarim costretto alla fuga, ma vediamo subito un po' di pressione chiamata da quella parte inferiore della giungla. Invictus potrebbe cercare di premere quindi l'acceleratore per dare spazio a Fen e andare direttamente sul largo granchio, dove però Just a Little Claro sta cominciando la conquista e immagino riuscirà con l'utilizzo delle ultime abilità. C'è mancato veramente un soffio, stava per filarlo Morgana di autoattack, lo smite non era disponibile per Ekarim. Fen si è un po' tardato purtroppo su quella corsia centrale, forse vedendo se c'era l'apertura per un gank non si è diretto subito verso il granchio. Questo ha permesso a Just a Little Claro di trovare il trade, ma è esattamente un po' quello di cui stavamo preventivando, quel Volibear che nell'early game è un jungler decisamente minaccioso, e Ekarim, nonostante fosse il primo su quel largo granchio nord, ha dovuto rispecchiare e rispettare la volontà avversaria, allontanarsi dal granchio e cercare di pareggiare su quello inferiore. In top lane abbiamo visto Belphegor con un cheater recall che l'ha portato ad avere un mietitore adesso in fase di corsia, che
lo piazza in una posizione molto comoda contro il Cho'Gath di Rilby Kau. Qua comunque si parla di quindi ancora più sustain, ancora più pace in questa prima fase di corsia per Belfagor, che avrà tempo di scalare liberamente con il suo Urgot, raggiungere quel mid game il prima possibile. Posizione centrale, nulla di importante, di esagerato. D'altronde abbiamo un Orianna contro un Galio. Galio prima che possa impensierire veramente Orianna ci vorrà un bel po' di tempo, e d'altro canto Orianna prima che possa impensierire un Galio con tanto di scudo magico ci vorrà altrettanto. Sì, non è un early game dove ci aspettiamo molta azione. Qua Cho'Gath appunto sta cercando un po' di reggere un farming anche un po' adesso dalla distanza, visto che l'ondata è in una posizione un po' scomoda per lui, e Urgot potrebbe rivelarsi molto minaccioso. Infatti vedo Bard gli HP scendere in maniera abbastanza vertiginosa, ma ancora nessun flash utilizzato su quella top lane. Deve esserci stato un trade che infatti sta spingendo Cho'Gath al recall. Anche le bot lane abbastanza pacifiche, non ci sono grandi differenze in farm tra i due AD carry. È uno stato che piano piano andrà a beneficiare quella Jinx, visto che è uno di quegli hyper carry con lo scaling molto molto minaccioso nei confronti di Nash, che magari per quanto abbia un pochino meno potenziale di DPS, di minaccia nelle fasi avanzate di gioco, avrà sempre quella freccia, avrà sempre quell'engage on command che tornerà molto comodo qualora tu voglia far partire qualcosa. Presa del primo drago, il secondo sarà Nuvola, quindi potrebbe esserci Oceano Infernale come elemento predominante. Ma attenzione qui, Belfagor rischia grosso con Banchetto, però già utilizzato. Il knock-up forzato quindi nel flash, giustamente deve porre rispetto a quel knock-up, più il flash ancora disponibile di Rilby Kau, che porta quindi Belfagor a doversi ritirare, e questo è un po' un problemino. No, questo è un tempismo un po' scomodo per Belfagor, che si è trattenuto un po' troppo dopo il recall del suo avversario. Rilby Kau, lo vediamo dopo il suo teletrasporto, con queste placche di ferro si è potuto permettere un pochino più di aggressione ai danni di Urgot, che pensava forse di cavarselo un pochino meglio, ma ha dovuto pagare con il suo flash. Anche Belfagor adesso si riteletrasporterà in corsia, quindi non molto, verrà comunque perduto a livello di pressione generale, e con questo piccone potrebbe cercare di essere già un po' più minaccioso nei trade back che vedremo ai danni di Cho'Gath. Adesso comunque entrambi i top lane sono sprovvisti di quel teletrasporto, e la visita di Volibear sulla top lane potrebbe voler dire un'aggressione. Flash che viene quindi risposto molto bene. Un po' di aggressione da parte di Belfagor, addirittura con la tanatofobia, così per incutere timore. Che, casomai perdessi l'80% di HP per sbaglio, inciampando, potresti morire. Magari si divora da solo, gioca, non lo so, un Raptus. Però sì, un po' di comunicazione mancata qua tra top e giungla dei Kek. Cercano un'aggressione, ma non sono decisi sul quanto spingere. Sicuramente questo è comunque un flash importante rubato da Cho'Gath, perché va a riappianare nuovamente le risorse tra i due top laner. Però senza quella suprema, Belfagor dovrà comunque aspettare un po' di tempo prima di poter rimettere un po' di pressione con questo Urgot. Ciò non toglie che in ogni caso Cho'Gath ha perso del tempo, ha perso i minion soprattutto, e questo non farà altro che accrescere il divario tra i due top laner, già bello sostanzioso. Una decina di minion, poco più, poco meno, con adesso il ritorno di Belfagor in corsia superiore. Dovremmo più o meno rimanere su quell'ondata. Già, tra l'altro Belfagor acquista una Tiamat come prima componente, la Tiamat da trasformare poi in una delle idre per Urgot, ormai è una risorsa molto potente, visto che entrambi quegli oggetti hanno visto rimosso il loro limite sui campioni da corpo a corpo. Se riesci ad applicare tutto quel danno ad area delle idre attraverso la tua epurazione, per Urgot significa diventare veramente un'enorme macchina da guerra nel mid game. C'è visione però, già state chiaro, sul silenziamento, l'aggressione, teletrasporto richiamato. Arriva però un ottimo sdegno, e qui purtroppo Cho'Gath può fare ben poco con Banchetto non ancora disponibile. Taunt di Galio che andrà vuoto, poco importa, Fenix Suprema, l'ultimo colpo, il primo sangue nelle mani dello stomp di Ghera, il pugno della giustizia di Demacia. Questa è una bella risorsa raccolta, anche se è stato in teletrasporto, non in entrata dell'eroe, quindi un cooldown un pochino più proibitivo e più difficile per Gera ritornare su quella corsia centrale. Quello è un primo sangue per Galio, che sblocca un po' la situazione in questa partita, dando già ai Kek un primo vantaggio iniziale. Quel tentativo di aggressione, quel gank partito proprio dai GNI, non è andato purtroppo a buon fine, la situazione si è velocemente rivoltata. Fenn con la lente l'oracolo aveva visto il suo avversario, ma intenzione dei trade. Un bel trade da parte di Ghera, forte anche dello spirito del coraggio appena ottenuto in quella corsia superiore con quel primo sangue. Vediamo subito aggredire il Bondovi.
che cede quindi un po' il passo. Ma d'altronde ripetiamo, è un Rihanna. Dovrà mettere a segno delle onde d'urto fondamentali e susseguenze come la suprema di Tisserand. Sì, sono momenti più avanzati, quelli dove ci aspettiamo di vedere questo Rihanna veramente entrare in scena. Partire però adesso con un buon vantaggio iniziale per i Kek è molto importante, perché abbiamo sottolineato come per la loro squadra ci sia un po' di problemi a gestire il DPS su un bersaglio singolo, sostanzialmente, soltanto da quella Jinx. Quindi dare subito risorse già a Galio. Bello il knock up! Per poco quella tanatofobia non poteva essere la fine, poteva che essere la fine per Dovi. Che però con un ottimo flash riesce a liberarsi bene del controllo e quindi uscire fuori dalla traiettoria. Persino il missile di Jinx è stato intercettato da Lulu, quindi nessun timore per Dovi, che adesso può tranquillamente tornare al suo recall, mentre gli AD Carry qualche screzzo e si scambiano qualche trade alle Tisserand Pro. Ben avvantaggiata in questo scambio, con l'arrivo di Morgana decide di non investire oltre, ma deve essere una situazione un pochino più spiacevole per il lato di Carry. Sì, più che altro il trade di per sé non era molto favorevole. Buone sì le trappole, ma bastava semplicemente, per appunto, rimanere fermo. Ashe diventa una torretta, Jinx no. In ogni caso, questo per l'appunto ha dato un po' di favori al trade tra Invictus AD Carry e Tisserand da quest'ultimo. Il divario in farm, in ogni caso, si sente per lo più in quella corsia superiore. Adesso ancora una volta però molto un po' sugli obiettivi di Kek, vogliono almeno mantenere questo, oltre al vantaggio di farm che deriva da quel primo sangue e da quella enorme differenza in farm con il no. Falchetto ha dato un po' di visione, c'era anche Rihanna con la sfera, ma non hanno cercato l'inserimento per lo steal, sarà quindi secondo drago e landa oceanica a tingere il tutto. Ancora una volta un po' di danni sulla mid lane, occhio, è già salito il claro. Aggressione, una buona onda d'orto su due, buona la sua difesa per andare a evitare il minore di controllo della carica dell'usuale ombra di quest'ultimo, poche HP, costretto al flash, adesso la canalizzazione con il knock up in entrata, finita la suprema, arriva con la freccia, lo stordimento su Fenn, fenomenale, la doppia uccisione che arriva da Justin Claro e Dovi stesso, Ghera risponde come può prima di soccombere sotto i colpi di Orianna, un ottimo 2-1 lato Genie. Un fight combattuto veramente fino all'ultimo istante, l'ultimo auto-attack. Quella freccia di Ashe provvidenziale con i danni bonus e lo stordimento per garantire quelle uccisioni, perché sembrava veramente che i Kek avessero trovato il modo per rivoltare tutta quella schermaglia a loro favore con il sustain, con il kiteback, con i controlli che avevano dalla loro, nonostante l'inizio fosse stato così bello con la concatenazione di supreme tra Orianna ed Hecarim, ma alla fine sono comunque geni ad uscirne leggermente avvantaggiati. Una kill a testa per giungla e mid, mentre i Kek ne raccolgono una seconda su Galio, mantengono pur sempre il loro leggero vantaggio in gold, hanno quei primi due draghi dalla loro, ma questo Galio sta iniziando a carburare ed è importante che lo faccia, perché fornire una seconda fonte di danno consistente a fianco a quella Jinx e a quell'Urgot, possiamo dire Galio e Urgot fare una fonte di danno insieme, è molto importante quando arriveremo in quei teamfight per disperdere un po' il focus anche del team avversario. Messenger adesso in corsia centrale, vediamo subito un po' di placche che cadranno quindi nelle mani di Fenn e Ghera. Siete claro, bello però qui il knock up, ottima anche l'intercettazione da parte di Ghera, buone le intenzioni. Claro rischia grosso, ma ancora una volta grazie all'onda di urto di Dovi, pericolo scampato, per quanto l'intervento di Belfo con il teletrasporto poteva essere rovinoso. Cioè, c'era un po' il rischio, alla fine ancora una volta una coordinazione un po' sballata qua a questo giro tra Dovi e già salito il claro, la suprema di Orianna che parte proprio mentre Hecarim sta arretrando, quindi non porta nessun concreto vantaggio alla propria squadra. Si mantengono quindi con quei gold di vantaggio, arricchiti un pochino adesso dalle placcature della torre danneggiata grazie a quel messaggero, altre risorse per Volibear, altre risorse per Galio. Questo duo mid jungle sta facendo veramente una buona partita in questo early game, e dalla top lane comunque Belfagor sta creando un buon vantaggio di CS nei confronti del suo avversario e piano piano diventerà veramente minaccioso una volta completata quell'idra. Beh, sarà sicuramente difficile tenerlo a bada su quelle side lane, dipenderà anche un po' da quello che vogliono fare i Genie Esports, perché per adesso i tre obiettivi sono finiti tutti quanti nelle mani dei Kek, a partire dal messaggero, i due draghi che tra l'altro confermano quindi l'elemento predominante come drago dell'oceano e anima stessa, una buona anima per un team del genere tra l'altro. Qua si rischia chiusura ai danni di Hecarim. Rischiano molto grosso. Ottima la carica sull'ombra, ma in ogni caso il taunt su di lui arriva adesso dentro la sovrana per cercare e trovare così la fuga. Poi le aggressioni che forzano comunque il flash di Rilibico. Ottimo ancora una volta l'aggressione da parte di Kek. Molto più
determinanti, no? Come stavo parlando prima, era qualcosa che era venuto a mancare nella giornata, nell'ultima giornata, e adesso invece piano piano si stanno riprendendo e lo fanno anche con decisione, con determinazione. Già, determinati è una giusta parola. Qua sono molto bravi a chiudere dove vedono aperture dal team avversario. Quello era un Ikrem che puliva un nome di controllo, almeno cercava di farlo. Lo vai subito a punire con la mole delle persone che si sta spesso ritrovando attorno a quella corsia superiore. Un buon inserimento che comunque si mangia un paio di cooldown, continua a tenere alta la minaccia e continua a costringere Geni a giocare un po' a corto di risorse, un po' sempre privati del loro massimo potenziale. Ci stiamo muovendo piano piano verso altri obiettivi, tra poco arriverà il secondo messaggero e un minutino e ci sarà anche quel drago che potrebbe già significare forse anche Soul Point. Attenzione l'aggressione su Invictus, ma molto buono con lo scudo che va a proteggere sì Invictus ma non il proprio compagno Morgana, quindi costretto verso la stasi. Buono anche il flash di riposizionamento da parte di Invictus che ottiene così l'uccisione, si blocca e va verso Duo Lipo, rischiano grosso il Rocket, no per poco la W, ancora una volta per poco c'è la suprema di Duo Lipo dopo quel flash a mantenerlo in vita per due volte, la scampa tra scudi e suprema, pazzesco, vero e proprio miracolo sembrava per quella Lulu che ha veramente scampato quello che poteva essere inevitabile. Ma questo porta adesso Ikek ad un vantaggio importante, la mancanza di quel jungler molto vicino allo spawn di quel drago. Pressione nel frattempo guadagnata da Jera anche sulla corsia inferiore. Qua sembra che si stiano assicurando sempre di più la strada spianata verso il soul point e trovare un'anima dell'oceano, un minutaggio anche abbastanza rapido, perché comunque siamo a un ritmo di gioco veramente accelerato rispetto a quello che vediamo anche solitamente all'interno della competizione. I 20-21 minuti potrebbe esserci già l'anima per Ikek. Ed è un problema perché, ho detto, è una formazione, non che ovviamente dall'altro lato disdegnino, ma con questa Bruiser frontline, i continui di infatti che possono avere, perché un ottimo front to back tra i rallentamenti di Morgana, gli scudi, il taunt, insomma ce n'è di roba. Ingresso per la Just Elite, claro, carico di sombra adesso utilizzata, il fierzo tutti, ma l'ingresso dell'eroe fondamentale, chi stanno però acquisisce un'ottima suprema, il banchetto a poco serve perché c'è la tanatofobia con il doppio fear, massacrata anche Orianna, i danni ci sono, Invictus prende il via, vogliono Tisserand, buono il flash per fuggire dal taunt, ma la vittoria e il drago sono nelle mani dei Kek, i Cogito Ergo Krug. 3 per 1 più quel drago, l'assitato tra l'altro da Jinx. Molto determinati i Kek in questo team fight. E per quanto i Genii fossero approcciati anche in maniera corretta, in maniera precisa, era un buon engage, ma sono tutti nelle grinfie di Galio. Quella bellissima entrata d'eroe ha diviso proprio il team fight, ha portato tanti danni, tanti controlli. E Lulu è persino morta prima di poter utilizzare la sua stessa suprema, che sarebbe stata molto utile tenere in vita anche soltanto un singolo membro per un po' di tempo in più. Ma ormai siamo ad un ottimo punto per questo Galio e per questa Jinx, entrambi con taglie sulla loro testa, una grande minaccia che si sta generando nella comp dei Kek, con adesso anche il soul point dalla loro a 4 minuti. Potremmo vedere un'anima dell'oceano veramente rapidissima in questa partita. Un vantaggio che si sta consolidando sempre di più lato Cogito Ergo Krug. E non solo a livello di obiettivi, ma anche come uccisione, perché comunque Invictus ne esce fuori con quelle due uccisioni e un assist. Galio stesso, un'ottima partita da parte sua, sicuramente. Assolutamente sì. A partire dalle presenze sulla top lane, dal roaming, da quella corsia centrale, e poi l'impatto che ha avuto in questi teamfight, decisamente un bel game per Jera. Sta riprendendo molto bene. Ah, trovati dei danni su Lulu, costretta ad allontanarsi. Ormai questa Jinx, trovato l'uccisore di Kraken e anche un primo fervore dalla sua, inizia ad essere veramente, veramente minacciosa. Tanti danni che possono arrivare da quella Jinx già da adesso e non faranno che aumentare nel corso della partita. Stiamo già contando quasi 3000 gold di differenza con quella prima torre lato Kek. Qua si minaccia veramente un mid game esplosivo e tra 3 minuti abbiamo la garanzia che un fight verrà a scoppiare, perché per forza la minaccia di quell'anima dell'oceano è qualcosa che gli Geni possono permettersi di cedere ai loro avversari. Guarda però Belfagor come sta triturando quella torre, saranno T2 conquistata in scioltezza e potrebbe persino continuare. Ebbene sì, ottima alternanza lì con le purazioni, gli auto-attack. Il messaggero, se non altro, verrà conquistato dai Geni per guadagnare un po' di spazio, ma è un secondo messaggero e l'hai ceduto al prezzo di una torre interna, quindi già probabilmente più di quello che otterrai con l'obiettivo stesso. Già, una pressione che tra l'altro adesso si andrà a posizionare ancora più internamente e bloccherà ancora di più gli stessi Geni. Dopo Jera, molto aggressivo ancora una volta con questo Galio, le minacce di taunt e di knock up sono sempre lì vicine.
Pensa che è stato anche nerfato, c'è cioè la combo da flash knockup taunt istantaneo. Già. Pensa una volta. Una volta era un terrore poter flashare durante la canalizzazione del taunt. Devastante. Lo rendeva molto minaccioso, poi sembrava sparito per un po', poi in realtà molti giocatori lo stanno riproponendo. Soprattutto sulla corsia centrale, ormai il Galio support sembra aver perso un po' di AP a livello generale, però. Anche perché ormai con tutti i support che stanno cicciando fuori, volente o nolente, è anche un po' difficile. Un grande ricambio di meta, sì, su quella corsia inferiore. Già. Per adesso, beh, direi che tutti i giocatori dei Kek sono messi molto bene, tutti con almeno un oggetto dalla loro, anche se non vediamo un mitico per Urgot e Morgana, abbiamo Hydra Titanica, abbiamo Clessidra di Zonia, che per questi campioni forse valgono anche più di un mitico a questa fase della partita, già un'immensa power spike individuale, mentre dal lato dei GNI c'è ancora Lulu che sta ricercando quel completamento del primo oggetto per cercare di favorire un pochino meglio il teamfight dei propri alleati. Un minuto e 16 secondi a quel drago. Ha un appuntamento che nessuno ormai può cercare di perdere. Anzi, i Kek possono giocarci quanto vogliono a turno. Potrebbero persino cercare di scambiare quell'obiettivo per un Baron. Già. Ormai il loro danno è abbastanza minaccioso con campioni come Jinx e Urgot da poter concretamente tenere una presa anche sulla metà superiore della mappa. Sì, per l'appunto lato Geni c'è un po' un scacco quello messo da parte dei Kek che li pone un po' sul chi va là tra il barone e questo drago. Idealmente vorresti evitare l'anima in mano ai Cogito Krug, ma al tempo stesso non puoi neanche prenderti la libertà di lasciargli un barone qualora volessero rispondere in questo modo. Sì, e molto spesso non serve nemmeno dedicare tutte le attenzioni da un lato o dall'altro, anzi, se riesci ad attirare la maggior parte dei giocatori di Genie attorno al Baron, bastano un paio di persone per abbattere quel drago, ma sembra che l'intenzione comunque sia di focalizzarsi attorno al drago. Ci sono i reset, c'è il secondo oggetto per sia Galio che Jinx, questo li rende molto minacciosi, molto più avvantaggiati anche delle loro controparti nel team dei GNI. E Kek ben pronti a volgersi allo scontro, messaggero evocato per cercare di guadagnare un po' di priorità, ma Jinx potrà abbatterlo molto in fretta dopo aver preso priorità su questa corsia centrale. C'è un messaggero, c'è anche un teletrasporto, subito già sente claro un po' di aggressione, Belfagor però viene isolato, arriva subito con la carica, la parata di quest'ultimo, ancora trattenuta, adesso il Pier su 3 a poco serve, buono lo scudo scuro da parte di Morgana, Vitus è libero di fare danni, Rocket su Dovi, buoni danni, bello il banchetto, ma c'era tanto fobia, la double kill da parte di Belfagor! Arriverà anche l'uccisione per Invictus e guarda come corre, guarda come vuole mettere le sue vittime, rocket dopo rocket, razzo dopo razzo, la vittoria è in mano ai Kek. Adesso Drago poi ci si sposterà sul barone con le tre uccisioni conquistate, compreso anche il jungler avversario. Sembrano cose fatte. Sembra proprio di sì, anche senza la presenza di Fennec, senza quello smite dalla tua non c'è nessuno dall'altro lato che possa veramente contestarti. Anima dell'Oceano, prima ancora dello scoccare del 23° minuto di gioco. Questi Kek stanno veramente volando nell'ultimo game del loro group stage. Grandi performance da parte di questi giocatori, molto possente. Questo Urgo adesso è entrato nel teamfight con adesso persino spezzapassi alla mano per applicare tutto quel rallentamento ad aria, creare il caos. Qua si sta veramente parlando di un'immensa, immensa minaccia. Con quest'anima dell'oceano, anche una lunga danza attorno al barone andrà sempre a favore dei Kek grazie a tutto quel sustain. Già, adesso i guai sono triplicati per i Geni Esports, al di là dell'economia stessa, che dopo quest'ultimo teamfight e altre tre uccisioni vedono pesantemente danneggiati. Purtroppo un ultimo teamfight che non ha visto la migliore delle performance di un Hecarim che, per quanto inizialmente sembrava mettere sotto scacco Belfagor, trattenere così tanto quella carica di sull'ombra non è stato ottimale. No, alla fine sperava di trovare un'angolazione giusta, un'entrata perfetta per la sua squadra, ma così purtroppo non è stato. Il teamfight accumulare tempo, anzi nel teamfight ha dato soltanto tempo a Jinx di trovare le sue stack di minigun di Danzatore Fantasma, diventare ancora più minaccioso a livello di DPS, permettere a quell'Urgo di entrare dentro, portare tutto quel danno ad aree. In uno scontro di DPS purtroppo i Genin escono svantaggiati ormai. Figuriamoci con quest'anima dell'oceano come si andrà a collocare la situazione, anche perché ancora non ci sono punti affidabili di ferite gravi, soltanto quel corpetto di Rovi per Cho'Gath, e chiaramente non basta ad applicarlo a tutto il team nemico in maniera 100% affidabile. Già, dato però qui il teletrasporto, torna la tana del barone, si vuole fightare, Invictus però non è in una posizione ottimale, è ben lontano, adesso sta scendendo, Fenn fa la frontline, buona prolonga d'urto su due, arriva la carica sull'ombra, immediatamente il banchetto, bel
Erfagor in fuga con Invictus sul flank, ma deve stare molto attento perché i danni da parte di Justin Declaro comunque si fanno sentire, così come anche Tessera nell'ultimo lock-up, l'ultimo colpo, gli ultimi colpi, sarete rotta! I danni ora sono a favore dei GNI, qui uno scivolone tremendo lato Keck, i cogni del Goku che si perdono in un bicchiere d'acqua. Già, questo è stato un approccio al teamfight molto molto indelicato da parte dei Keck, soprattutto da parte di Jinx, che è arrivata dalla zona superiore senza copertura, si è esposta a quell'entrata di Hecarim. Adesso vediamo cosa voglio riuscire a fare. Si prova Gera, Erfagor purtroppo non coglie la tratofobia, peccato che manca quel taunt stesso. Adesso arriva però l'uccisione da parte di Erfagor, buoni danni, disengaggiano su questo barone. Tentativo di barone troppo ambizioso qua da parte di Genie, nonostante avessi ucciso la di Carry e il jungler dall'altro lato. Comunque questo Urgo tira una spasa in una zona ristretta come la tana del barone, può fare veramente il devasto e non puoi andare a gestire il suo potenziale offensivo ma anche difensivo, ma anche del sustain. Come abbiamo evidenziato, non c'è modo facile di limitare quelle guarigioni. Adesso arriva la sfera dell'oblio per Orianna, per Dovi, ma un po' tardi e porta comunque i Keck ad avere un facile approccio verso questo barone. Poca visione dal team avversario, poche presenze con Hecarim che soltanto adesso è tornato in vita, e mi sa che proprio questo baron finirà nelle mani dei Keck. Già, alla fine vediamo per l'appunto l'ingresso di questi Keck all'interno della zona barone, compresa conquista. Tra 2 minuti e 30 addirittura il drago maggiore idealmente potrebbe andare di pari passo con le aggressioni perpetrate con l'ausilio di questo barone e poi ritornare per l'appunto sull'anima del drago maggiore. Nonostante quel piccolo scivolone, quindi alla fine i Keck non sono puniti particolarmente. I GNI possono soltanto risollevarsi un attimo, riprendere fiato un minimo, ma sono comunque in una posizione decisamente scomoda. Adesso due oggetti anche per i loro di carry, ma un po' tardi rispetto alla progressione degli avversari, che vediamo già muoversi su diverse componenti del prossimo, del loro terzo. Come evidenziato, due minuti per quell'aspetto del drago maggiore, quello sarà terrificante qualora i Keck dovessero riuscire a raccoglierlo. Quindi prioritario per i GNI cercare di raccapezzarsi un attimo durante questi minuti, raccogliere un po' di farm, raccogliere un po' di risorse e arrivare a contestare quell'obiettivo, ma non è certo facile farlo contro un team che ha la mano del barone per i prossimi due minuti ancora e arriverà ad ogni scontro da qui in poi con una potentissima anima. Qua purtroppo i GNI ormai devono pagare il prezzo del loro early game un po' carente e cercare di gestire questo mid e late game, anzi ormai stiamo avanzando, al meglio delle loro possibilità, il che non è granché purtroppo. Sì, purtroppo è una situazione di svantaggio pesante e adesso addirittura una pausa, forse per cercare di fare un po' il quadro della situazione, cercare di raccapezzarsi un po' su come potersi liberare da una situazione e da una presa tale, una morsa che difficilmente riuscirei a toglierti. È una situazione spinosa, è una situazione spiacevole, comunque siamo quasi sui 6.000 gol di vantaggio per i Keck e con tutti questi buff, con tutte queste risorse dalla tua, non sai veramente dove andare a sbattere la testa, perché più aspetti, più il team avversario diventerà grande, più cerchi di forzare adesso, più ti rendi conto di quanto la differenza tra i due team si faccia comunque sentire già ora. È un gioco dove devi sperare un po' di outscalare il tuo avversario, ma la tua composizione non te lo garantisce così facilmente e anche la progressione sul ritmo di partita, sugli obiettivi soprattutto, è qualcosa che non gioca a tuo favore, visto che non si è saputo accordare alle tue necessità per questi primi 27 minuti di gioco, quindi non puoi certo sperare che lo faccia da qui in poi. Già. Si ritorna quindi sulla landa con, ribadiamo, il barone nelle mani dei Keck, andando così a potenziare le proprie ondate. Non ci sono però ancora inibitori minacciati, difendono come possono e difendono anche abbastanza bene, ma le T2 bene o male prima o poi cadranno. Attenzione perché Gera sotto aggressione, c'è un buon doppio taunt, ma non può usare la propria suprema finché non arriva la suprema avversaria e qui no capo. Potrebbe cercare adesso la canalizzazione, buona l'intenzione, due quindi in corsa superiore che vengono adesso isolati, costretti ora a tornare in base con il richiamo, buon utilizzo e buon sangue freddo da parte di Gera. Già, il tempismo soprattutto ottimo, una volta che Cho'Gath non aveva più dalla sua la Q o la W e che Hecarim aveva utilizzato la sua suprema, non c'erano più controlli per interrompere quella breve canalizzazione. Gera spicca il volo verso la salvezza, soltanto quel flash e la suprema utilizzati, cooldown nemmeno troppo impotenti per arrivare a questi 10 secondi dal drago maggiore con un lume nella tana per i GNI, che almeno dà loro un po' di controllo, un po' di visione, un po' di informazione, ma certo uno scontro ben difficile da approcciare. Spero che adesso prima o poi arrivi un lume di controllo, ma ci sono in diversi inventari, quindi chissà.
Gryffagor, però lo sdegno, l'aggressione è totale sulle Tisserand. Riuscirà comunque a salvarsi, ma Dolipo non può dire lo stesso. L'aggressione si basa anche sul povero Justin Declare. AD Carry ormai è partito, metti trebbia, double kill. I danni su mitraglietta si fanno sentire quando ottiene l'ultimo colpo. Il rocket finale, a quanto pare nemmeno il drago verrà anche se l'ho toccato, e invece no. A quanto pare comunque ha deciso di retrocedere per concludere in maniera perfetta. Già, possono permettersi di spostarsi su diverse aree, hanno ancora il jungle in vita, gli avversari no, hanno con lo smite, hanno una chiusura sull'obiettivo, possono andare a spingere le corsie e prendere questa aspetto del drago maggiore. Bertogor, minaccia, lo vedevo lì nella minimappa, aggressione anche su Dolipo, continua a massacrare l'ingrazza proprio di Tisserand, andrà se non altro a rallentare l'aggressione se non a farla cedere, ma c'è l'anima, c'è la fiammata, aspetta passi, gli ultimi colpi potrebbe ancora minacciarle, Tisserand deve stare molto attento. Il sustain che ha dalla sua con quest'anima del drago dell'oceano è portentosa. L'aspetto del drago maggiore gli permette di abbattere immediatamente quella Luru. E adesso, grazie ai minion portati avanti, c'è anche un facile ingresso nella base avversaria per i Kek, che sì, possono veramente puntare, forse persino alla conclusione, se sentono di prendere il grilletto. Hanno l'anima del drago maggiore, possono farlo. Oltre ai due inibitori, possono aggredire con quest'ultima ondata, trovare un uno sdegno, trovare un controllo e massacrare uno dei due avversari. Yeah. Occhio sempre Orianna, quella suprema potrebbe cambiare le sorti dello scontro. È tornato anche Cho'Gath, quindi la frontline per i GNI e si va a riproporre. Comunque Kek sembra non voler cedere. Che minaccia dal fianco. Attenzione, però deve stare molto attento, la carica sull'ombra va a colpirne soltanto uno. Buono però il quadruplo knockup, l'onda d'urto su 4, arriva anche il banchetto, rischia grosso lo stesso a Morgana, mentre Vito su Gary trova le uccisioni necessarie per poter partire ancora una volta come Mickey Trebbia, grazie anche alla rima stessa. Sarà triple kill, quadra kill per Vaku, una pentakill, signori, i Cogito Ergo Krug la chiudono così con una carneficina. 30 minuti, poco da fare per i GNI. GG, che conclusione, che prova di forza da parte di Cogito Ergo Krug in questi attimi finali. Questo teamfight che era partito forse nel migliore dei modi possibili per il team avversario, la rapture di Cho'Gath su quattro persone, Shockwave bellissimo a tirarli tutti dentro, quella sembrava essere la combo della vita e della vittoria. Manco la Jinx ancora troppo potente con Anima del Drago dell'Oceano a darle sustain, l'aspetto del Drago Maggiore ad aggiungere tutto quel potenziale, Morgana che la protegge dai controlli con il suo scudo nero, si è sbizzarrita e partita, ha trovato la prima kill, poi tutte le altre sono seguite come le tessere del domino. Morgana ha rubato la penta, quindi il dovere da supporto l'ha pure fatto. Ti ho salve, senti, ho messo lo scudo, non puoi adesso volere anche che una kill me la posso meritare. Quindi va bene. Una grande vittoria per i Cogito Ergo Krug, che se la regia può mandare rapidamente la classifica per vedere quindi anche la progressione prima di andare rapidamente in pausa e verso la prossima partita, li porta ad una situazione adesso direi molto molto piacevole. Se non vado errato dovrebbero aver non ancora garantito totalmente l'accesso, visto che i San Heroes possono arrivare a disturbarli qualora dovessero trovare una vittoria contro i Magpiccioni, ma questa è una sconfitta che elimina i GNI. San Heroes, vedremo se riescono ad abbattere per adesso gli imbattuti piccioni e forzare magari quello spareggio. Sì, è vero, perché qualora non dovessero vincere per l'appunto contro i Magpiccioni, avremmo così la classifica bella fatta che è finita. Ma signori, come sempre, una piccolissima pausa e torneremo qui su BG Esports tra pochissimo. Bring it. First time I saw you.